Salve a tutti, Franz, al vostro Supercorri! Eccoci qua, ragazzi. Oggi facciamo l'atteso confronto, realizziamo, di Formula 1 22 versione PS4 versus PS5. È chiaro che questi confronti servono per far capire anche a chi ha una console old gen quanto si può giocare con la vecchia console, perché secondo me da tutti i confronti che abbiamo fatto si evince che i giochi non sono ancora next gen, purtroppo, questa è la realtà. Le nuove console non sono spinte al meglio, ecco perché un gioco è paragonabile, altrimenti una console del 2020 dovrebbe surclassare una del 2013. È chiaro che per far girare i giochi anche sulla vecchia console bisogna fare delle rinunce, e questo che va a intaccare più la versione alta che quella bassa, perché certi giochi davvero si fa difficoltà a percepire le differenze. Adesso vi farò vedere in questo video cosa valuteremo: la grafica, il sonoro, la velocità dei caricamenti. È chiaro che non andremo a valutare innanzitutto né la longevità, perché la longevità, ragazzi, tra questi due titoli è la medesima, in quanto sono due giochi che hanno le stessissime opzioni, la stessa carriera, gli stessi parametri, quindi è inutile valutare la longevità, è la medesima ed è una longevità ottima, perché ci sono comunque tante cose al netto di minchiate che hanno messo quest'anno e che mi hanno fatto un po' arrabbiare. A livello di giocabilità, ragazzi, uguale. Se avete un volante economico, costoso, si gioca allo stesso modo, è perfettamente uguale. Col pad chiaramente è a vantaggio di PS5, perché il DualSense rispetto al DualShock effettivamente, raga, vi dà delle emozioni di più. Ha una vibrazione migliore, grilletti adattivi che non sono niente di che su sto gioco, però intanto ci sono, quindi un minimo di miglioramento c'è. Andremo a valutare tutti questi parametri, raga, a fine video vediamo e vi dico la mia se effettivamente questo gioco cambia così tanto tra la versione old e next gen. Come al solito, prima di partire col video, raga, vi dico iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercoris, offerte Amazon, perché tutti i giorni lì vi metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è Fruitrab, c'è Twitch, c'è il nostro canale ufficiale Supercoris 84 di Telegram, per le news in anteprima e i sondaggi con cui vi chiedo di partecipare alle scelte del canale. Partiamo, Franz. Allora, ragazzi, eccoci qua. Come potete vedere, a sinistra c'è la versione PS4, a destra c'è la versione PS5. Beh, graficamente, come potete notare, le differenze sono veramente minime. E là vi dico io, si rimane un po' delusi, perché francamente dopo tanti anni uno si aspetta qualcosa in più. Io quando ho provato la versione PS5 all'inizio ho detto: minchia, quanto è bella, c'è stato un miglioramento. Poi ho provato quella PS4 e mi sono reso conto che stiamo ancora giocando a un titolo enormemente azzoppato dal dover girare anche su PS4. Infatti, se vedete, raga, praticamente è molto simile la grafica. Sì, un minimo di fluidità in più su PS5, un minimo di luci meglio fatte, le texture un po' più definite. Però, ragazzi, guardate qua, all'atto pratico siamo veramente su livelli molto simili, e questo mi fa un po' storcere il naso, perché ormai mi aspettavo già di poter giocare a qualcosa di più evoluto. Ed invece, ragazzi, come potete notare, graficamente siamo proprio molto vicini. Siamo molto vicini, e ripeto, la cosa che cambia veramente è la fluidità. Per il resto i giochi sono simili, non hanno troppe differenze. Quindi quando uno mi dice: Corra, ma tu su PS4 comprerai? Ma è normale che lo comprerei. Per me sto gioco gira meglio su PS4 che su PS5, per il potenziale che ha la console next gen, non per altro. Perché secondo me su PS5, se uno sfruttasse un po' meglio la console, potrebbe girare nettamente meglio. È bello da vedere su tutte e due le periferiche, però vi dico che veramente il distacco è minimo. Le prima fila sulla griglia di partenza. Thank you.
to slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, il frame rate soprattutto è lievemente più fluido quello della PlayStation 5, come è ovvio e lecito aspettarsi. Però come potete vedere è davvero difficile poi anche durante il gioco capire questa differenza, perché non è molto marcata, vedete pure qua nel replay da fuori. Cioè sì, PlayStation 5 è sicuramente più fluida come console, ti permette di vivere l'esperienza in maniera più adeguata. Però come avete visto, PlayStation 4 base a me è la Slim, quindi la base tiene botta in maniera perfetta, quindi vi fa capire quanto è assurdo al giorno d'oggi poter parlare di un gioco così uguale tra due console di così tanti anni di differenza, con una potenza così devastante a favore di una. Eppure il gioco è quello, guardate qua, ray tracing nel replay su PS5 a destra, impercettibile. Guardate qua ragazzi, cioè a parte la fluidità è un po' più di pulizia dell'immagine, vedo un po' meno sgranature anche per quello che riguarda lo sfondo. Ragazzi, siamo là e non ci sono queste differenze incredibili. Come avete visto, il sound è il medesimo, le inquadrature sono uguali, cioè l'esperienza è praticamente la medesima in tutti gli ambiti e il gioco gira nello stesso modo. Chiaramente su PS5 i vantaggi quali sono? DualSense, quindi un pad migliore rispetto alla versione PS4 che vi dà molte più informazioni, i caricamenti molto più veloci e una miglioria grafica, ma non così devastante come uno potrebbe pensare. Ragazzi, siamo molto vicini a livello grafico, vedete qualche imprecisione sulle gomme su PS4, sì, qualcosa c'è, ma molto molto impercettibile. Allora ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni finali di questa prova bella, perché è sempre bello mettere a confronto due giochi di due console diverse. Vi ricordo che ci sarà anche la prova tra PS5 e Series S e Series S e PS4. È bello fare queste prove perché noi siamo tra i pochi ad avere tutte queste console a disposizione ed è bello confrontare i vari titoli per capire se un gioco vale la pena di essere giocato su tutte le piattaforme, anche per dare una mano a tutti voi che me lo chiedete. Allora ragazzi, per concludere, c'è una differenza tra i due titoli? Sì, ma è veramente una differenza molto piccola. Cioè, se io quando è uscito PS5 mi avreste detto Formula 1 2022, come te lo immagini? Ma completamente a favore di PS5, con una grafica completamente diversa, maggiorata. Qua ragazzi, state a vedere che per vedere i dettagli e le migliorie bisogna andare col cannocchiale. Cioè sì, l'immagine, la qualità complessiva è migliore su PS5. Sono un po' più pulite le texture, c'è meno effetto pop-up, seghettature dello sfondo, va bene. Però ragazzi, siamo là. Cioè l'immagine che vediamo su PS4 è molto paragonabile a PS5. Anche il frame rate, che come avete visto rallentandolo, si percepisce più fluidità su PS5 per quanto siano sempre 60 fps. È più fluido su PS5, però raga, su Formula 1 è veramente esigua la differenza. Cioè ci rendiamo conto, stiamo parlando di differenze che bisogna guardare veramente con la lente di ingrandimento. Poi se mi dite, sì, ma a me piace che i caricamenti sono molto più veloci, su PS5 non si sforano mai 10 secondi, per quanto sia importante il caricamento. Su PS4 ci sono anche caricamenti che arrivano a sfiorare il minuto, quindi da quel punto di vista sono d'accordo anch'io. Come sono d'accordo che chi gioca con un pad può ritrovarsi un po' spaesato da un DualShock che è un pad un po' antiquato. Però raga, siamo là. Cioè, stiamo parlando comunque di esperienze molto simili. Quindi, il gioco... soprattutto se giocate con un volante, su PS4, PS5, raga, valutate le differenze in maniera minima. Cioè, c'è poca differenza. L'esperienza è la medesima, se non si guardano i dettagli. Quindi vi dico che ve lo consiglio su entrambe le piattaforme, ma stupisce più su PS4 che su PS5. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video del vostro Super Corris. E raga, TechRub cerchiamo di recuperarlo, perché non mi riprende praticamente il gameplay in 60 fps, non ho capito perché, non è mai accaduto, solo TechRub mi sta dando questi problemi.
Quindi è arrivato, speriamo di poterlo. L'ho giocato in 60 fps ed è uno spettacolo. Speriamo di potervelo riproporre anche a voi in 60 fps. Ciao ragazzi!